L'All Weather di Ray Dalio è un portafoglio caratterizzato da un livello di rischio non troppo elevato, con oscillazioni abbastanza moderate. È adatto quindi a tutti quegli investitori che hanno un approccio equilibrato al rischio e al rendimento, che ricercano una crescita costante del loro capitale e non vogliono monitorare giornalmente il loro portafoglio. C'è solamente un problema: è stato pensato per un investitore americano. Ma in questo video vedremo come adattarlo al meglio e renderlo perfetto anche per un investitore europeo. Qualche settimana fa, parlando di mercati azionari ai massimi storici e possibili decenni perduti, vi ho raccontato di settori sottovalutati e portafogli che potrebbero permettere agli investitori di continuare a guadagnare anche nel caso in cui i classici mercati azionari non dovessero performare come negli ultimi 15 anni. Se vi siete persi il video, ovviamente trovate il link qua sotto in descrizione. Una possibile soluzione, abbiamo detto, è rappresentata dall'All Weather Portfolio sviluppato da Ray Dalio, che, come suggerisce il nome, potrebbe essere una strategia adatta a tutte le stagioni, quindi anche per chi dovesse decidere di investire proprio in questo momento. Vedremo diverse varianti di questo portafoglio e cercheremo di capire quali siano le migliori in termini di rendimento e di deviazione standard. Inizialmente parleremo di asset allocation, senza entrare nel merito di quali ETF utilizzare. Ma tranquilli, perché nell'ultimo capitolo vi darò tutti gli ISIN che potreste utilizzare per replicare le varie soluzioni. Seguite il video fino alla fine. Il portafoglio All Weather si basa sul principio della diversificazione delle asset class in base alla stagionalità, ovvero in base alla fase del ciclo economico in atto. Questa diversificazione porta a ridurre la volatilità complessiva del portafoglio. Analizzando i movimenti delle varie asset class negli ultimi 35 anni, Dalio ha infatti individuato quelle che si sono comportate bene nelle varie fasi del ciclo economico, con l'obiettivo di creare una diversificazione che consenta, da un lato, una crescita costante e dall'altro una diminuzione delle oscillazioni. Da sottolineare che, una volta impostato, l'All Weather non abbia bisogno di particolari cure, a differenza delle piantine che disgraziatamente ogni tanto ci regalano e puntualmente facciamo seccare. L'unica attività richiesta è un ribilanciamento tra le varie asset class, cosa che potrebbe essere fatta a cadenza regolare o in alternativa quando vi siano degli scostamenti rispetto all'asset allocation di partenza. Questa soluzione quindi si adatta molto bene a chi non ha tempo o voglia di stare tutto il giorno attaccato al telefono o al computer per controllare l'andamento dei mercati. Tutto molto bello, peccato si è esposto sia nella componente azionaria che in quella obbligazionaria esclusivamente agli Stati Uniti, cosa che comporta un notevole rischio legato al cambio, ovviamente parlando per un investitore europeo, fatto che vanifica di fatto buona parte dei benefici in termini di riduzione della volatilità. L'asset allocation originale infatti prevede il 30% investito sull'azionario americano large cap, il 40% investito in titoli di Stato americani a lunga scadenza, il 15% investito in titoli di Stato americani a media scadenza, 7,5% di oro e 7,5% di materie prime. Se impostiamo una simulazione a partire da giugno 2009, un patrimonio investito di 100.000 euro ed un unico ribilanciamento annuale, oggi ci ritroveremmo con un capitale di quasi 357.000 euro, con un rendimento medio annuo dell'8,85%, una deviazione standard del 9,80% ed uno Sharpe ratio dello 0,87%. La performance è decisamente importante ed è dovuta in particolare a due fattori: la forte crescita dello Standard & Poor's 500, che ha sovraperformato il resto dei mercati azionari, e l'indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro, cosa che avrebbe permesso ad un investitore europeo di ottenere un rendimento ancora superiore rispetto ad un investitore americano. Ma se l'obiettivo di questo portafoglio non è tanto quello di massimizzare il rendimento, quanto piuttosto quello di ridurne la volatilità e cercare una crescita costante, un investitore europeo dovrebbe tentare di limitare, se non eliminare del tutto, l'esposizione al dollaro, fregandosene nel caso in cui questa componente dovesse portare un extra profitto. Cerchiamo di capire come adattare la strategia di Dalio ad un investitore europeo.
Volendo mantenere il livello massimo di semplificazione e ridurre quindi al minimo gli strumenti utilizzati, potremmo sviluppare un portafoglio di questo tipo: 30% azionario globale, 40% obbligazioni globali a lunga scadenza con copertura cambio, 15% obbligazioni globali a media scadenza con copertura cambio, 7,5% oro e 7,5% materie prime. In questo modo avremo ridotto notevolmente il rischio cambio, in quanto saremo esposti al dollaro limitatamente la parte di azionario globale investita fuori dall'Europa. Se sulla carta questa soluzione potrebbe funzionare, la copertura del cambio per la componente obbligazionaria comporterebbe un notevole aumento dei costi, cosa che renderebbe questa soluzione di fatto poco efficiente. D'altro canto, però, permetterebbe ad un investitore di diversificare il rischio emittente, non limitando l'esposizione ai soli titoli obbligazionari legati ai paesi europei. Per questa versione non vi mostro alcun backtest, semplicemente perché non ho trovato ETF in grado di replicare questa asset allocation. Esiste un ETF obbligazionario globale con cambio coperto che però comprende tutte le scadenze, ticker AGGH. Si potrebbe utilizzare questo strumento per coprire sia la componente a lunga che quella a media scadenza, ma questo comporterebbe di fatto una perdita di efficacia per l'intero portafoglio, così come lo aveva pensato Ray Dalio. Se nel capitolo precedente abbiamo detto che la copertura del rischio cambio non conviene in quanto aumenta notevolmente i costi, la soluzione più logica potrebbe essere quella di sostituire la componente obbligazionaria americana o globale con cambio coperto con un equivalente europeo. Anziché inserire in portafoglio titoli di Stato americani, potremo quindi selezionare un ETF che investa esclusivamente su titoli di Stato appartenenti all'area euro, avendo cura di sceglierne uno con duration elevata e uno con duration più corta. Così facendo perderemo qualcosa a livello di diversificazione rispetto al portafoglio visto prima, ma otterremo un indubbio vantaggio in termini economici. Non limiterei invece la scelta ai soli BTP, dato che questi sono caratterizzati da livelli di volatilità più elevati rispetto agli altri titoli di Stato europei. Per la componente azionaria manterrei invece uno strumento che replichi un indice globale. La composizione di questo portafoglio sarebbe questa: 30% azionario globale, 40% obbligazionario europeo a lunga scadenza, 15% obbligazionario europeo a media scadenza e poi il nostro 7,5% in oro e 7,5% sulle materie prime. La simulazione di questo portafoglio, partendo dai soliti 100.000 euro investiti a giugno 2009, con un ribilanciamento annuale, ci riconsegnerebbe oggi un capitale di oltre 265.000 euro con un rendimento annuo del 6,73%, una deviazione standard del 7,74% ed uno Sharpe ratio dello 0,82%. Analizzando i rendimenti anno per anno, il periodo peggiore sarebbe stato il 2022, con una perdita di quasi 19 punti percentuali. Il secondo anno peggiore risulterebbe il 2018, con un meno 0,2%, mentre il terzo anno peggiore ci avrebbe comunque regalato un guadagno dell'1,1%. Se fino ad ora abbiamo privilegiato la semplicità, riducendo al minimo gli strumenti da utilizzare, a proposito di strumenti, vi ricordo che nell'ultimo capitolo vedremo anche alcuni esempi di ETF utili per la costruzione del vostro weather, in questo capitolo introduciamo alcune possibili varianti per chi avesse a disposizione un capitale, diciamo, importante. Giusto per avere un ordine di grandezza, un capitale di 100.000 euro o meno io non lo definirei un capitale importante e dovrebbe assolutamente scegliere la versione vista nei capitoli precedenti. Ma onestamente, anche per patrimoni fino a 200-300.000 euro, il portafoglio visto poco fa potrebbe andare bene ugualmente. Chi invece amasse una maggiore diversificazione potrebbe ad esempio optare per un asset allocation come questo: 30% azionario globale, 30% titoli di Stato europei a lunga scadenza e un 10% di titoli di Stato americani a lunga scadenza, 10% titoli di Stato europei a media scadenza, 5% titoli americani a media scadenza e poi il nostro solito 7,5 in oro e 7,5 in materie prime. Questo portafoglio comporta chiaramente un maggior rischio cambio, dato che abbiamo introdotto un 15% di titoli di Stato americani, ma per lo stesso motivo ovviamente permette una maggiore diversificazione che potrebbe tornare utile in determinate fasi di mercato. Avremo comunque un portafoglio abbastanza semplice da gestire, composto solamente da 7 ETF che per patrimoni importanti potrebbe comunque risultare molto efficiente. Questa soluzione avrebbe trasformato i nostri 100.000 euro in quasi 279.000, con un rendimento annuo del 7,07%,
una deviazione standard del 7,67 ed uno share ratio dello 0,87%. L'anno peggiore sarebbe stato il 2022 con una perdita del 17,5%, mentre nel 2018 avremmo chiuso in pareggio e nel 2017 un misero più 0,2%. Come abbiamo fatto per il classical weather, anche per questa versione va ricordato che la maggiore esposizione al dollaro ha permesso di ottenere un rendimento decisamente superiore nel periodo analizzato. Forse ancora più interessante però potrebbe essere una variante dell'all weather portfolio che preveda, ad esempio, una maggior diversificazione a livello azionario. Anche in questo caso ribadisco il concetto che per cifre inferiori ai 100.000 euro trovo quasi obbligatorio evitare queste complicazioni. Un asset allocation che preveda maggior diversificazione azionaria potrebbe ad esempio essere composto in questo modo: 15% azionario globale esclusi gli Stati Uniti d'America, 15% azionario Stati Uniti, 40% titoli di Stato europei a lunga scadenza, 15% titoli di Stato europei a media scadenza e poi solito 7,5 e 7,5. Questa soluzione permette di limitare l'esposizione agli Stati Uniti ottenendo un portafoglio maggiormente equally weighted, quantomeno nella sua componente azionaria. Va detto in ogni caso che la correlazione tra America e il resto del mondo, soprattutto se escludiamo i paesi emergenti, è molto elevata. Ho inoltre eliminato la diversificazione a livello obbligazionario vista nel capitolo precedente, ma ovviamente nessuno vieta di introdurla come ulteriore variante, ancora una volta a condizione che il capitale a vostra disposizione sia sufficiente ampio. Per patrimoni limitati credo sia molto meglio privilegiare la semplicità. Questo ipotetico portafoglio avrebbe ottenuto un rendimento annuo del 6,68%, cosa che avrebbe permesso di raggiungere un capitale di quasi 264.000 euro, con una deviazione standard del 7,67% ed uno Sharpe ratio dello 0,82%. L'anno peggiore, come sempre, sarebbe stato il 2022 con una perdita di 18 punti percentuali, 2018 meno 0,3%. E 2017 più 1,3%. Più volte su questo canale abbiamo parlato di factor investing. In descrizione trovate i link ad alcuni dei miei video su questo argomento. Potrebbe aver senso parlare di un all weather portfolio che preveda un'esposizione ai diversi fattori di rischio teorizzati tra gli altri da Fama e French? A costo di risultare noioso, la risposta è: dipende dal capitale a nostra disposizione. Se al momento possiamo investire cifre intorno ai 100-200 mila euro, secondo me non ha molto senso complicarsi troppo la vita e possiamo accontentarci delle soluzioni viste prima, ma se l'importo a nostra disposizione fosse importante, il factor investing potrebbe permetterci di diversificare maggiormente ed esporci a diversi fattori di rischio, cosa che però stonerebbe con uno dei principi cardine dell'all weather. Detto questo, un asset allocation che preveda una esposizione al factor investing potrebbe essere così composta: 15% azionario globale, 5% azionario globale value factor, 5% azionario globale quality factor, 5% azionario globale small cap e poi il resto solito della nostra composizione: 40% titoli di Stato europei a lunga scadenza, 15% titoli di Stato europei a media scadenza, 7,5 oro, 7,5 materie prime. Avendo complicato leggermente la parte azionaria, ho preferito mantenere inalterata quella obbligazionaria. Ma come si sarebbe comportato questo portafoglio nel corso degli anni? I soliti 100.000 euro sarebbero diventati poco meno di 268.000. Il rendimento annuo sarebbe stato del 6,75%, con una deviazione standard del 7,71% ed uno Sharpe ratio di 0,83%. Le performance peggiori le avremmo avute come sempre nel 2022, con un meno 18,4%, nel 2018 in cui avevamo perso lo 0,6% e nel 2017, anno che ci avrebbe regalato un modesto 1,1%. Ma dopo tutte queste simulazioni, cosa possiamo dedurre? Sicuramente l'all weather è un ottimo portafoglio, ma non è invincibile. Il 2022 è stato un anno terribile per questa soluzione e per tutti gli altri investimenti, e nessuna delle varianti analizzate ha permesso di limitare le perdite. È vero però che il 2022 è stato un anno decisamente particolare, caratterizzato da eventi straordinari che hanno portato le banche centrali a misure drastiche, mai messe in atto in precedenza. Il rialzo dei tassi è stato il più veloce della storia e quasi tutte le asset class che compongono il portafoglio ideato da Ray Dalio hanno sofferto. Il peso limitato delle commodity dell'oro infatti non ha permesso di ribilanciare le forze
forti perdite di azionario ed obbligazionario. Anche inserendo una percentuale di obbligazioni legate all'inflazione non avremmo ottenuto un gran beneficio. In questa simulazione, ad esempio, ho ipotizzato di riservare un 10% a questa asset class. Il 2022 si sarebbe concluso comunque con un meno 16,3%. Un paio di punti percentuali meglio rispetto ad esempio alla versione con soli titoli di Stato europei a tasso fisso, ma per contro avremmo ottenuto un rendimento annuo inferiore per l'intero periodo di osservazione, 6,57% contro 6,73%. Ho inoltre provato a creare un portafoglio che non si discostasse troppo dall'all-weather originale e dai suoi principi, ma che nel 2022 limitasse al massimo le perdite. Chi volesse ridurre al massimo la volatilità potrebbe ad esempio inserire in portafoglio obbligazioni a breve durata in sostituzione di quella a media scadenza ed aumentare leggermente la componente di oro e materie prime a discapito dei bond a lunga scadenza. Questa soluzione avrebbe reso qualcosa meno negli ultimi 15 anni, ma avrebbe permesso di ridurre la perdita nel 2022 a soli 11 punti percentuali. Il rendimento annuo sarebbe stato del 6,40%, quindi non troppo inferiore rispetto alle versioni più aggressive. Se però escludiamo il 2022, questa asset allocation ci avrebbe permesso di superare indenni altri anni particolarmente turbolenti, come ad esempio il 2011, caratterizzato dalla crisi del debito sovrano europeo, o come il 2018, anni in cui nell'ultimo trimestre i mercati azionari hanno perso oltre il 15%. Prima di vedere quali ETF potremmo utilizzare per replicare un all-weather europeo, vi regalo un ultimo spunto di riflessione. Il portfolio all-weather è una soluzione per quegli investitori che non hanno come obiettivo la massimizzazione del rendimento, quanto piuttosto la riduzione di volatilità e drawdown. Senza stravolgerne i principi, chi fosse interessata ad una soluzione di questo tipo dovrebbe creare la propria versione dell'all-weather cercando di massimizzare proprio questi punti. Questa tabella riassuntiva mostra le versioni migliori e quelle peggiori per rendimento, deviazione standard, Sharpe ratio e massima perdita annuale. Provate ad impostare la vostra versione preferita e scrivetemi nei commenti che risultati avete ottenuto, ricordandovi però che quanto accaduto in passato non è detto che rispecchi quel che accadrà in futuro. Vediamo quali ETF possiamo utilizzare per creare il nostro weather, adattato ovviamente per investitori europei. Per la componente azionaria ho utilizzato il classico SVDA, ovvero l'azionario globale di iShares che investe esclusivamente sui paesi sviluppati. In alternativa potremmo utilizzare un azionario globale All Country World che ricomprenda anche i paesi emergenti, USC per rimanere in casa iShares o il famosissimo VWCE. Se volete approfondire e trovare il vostro ETF preferito potreste andare su Just ETF e impostare una ricerca di questo tipo. Ovviamente azionario, regione globale, nessun settore, nessuna strategia azionaria, nessun tema. Se ordinate i risultati per TER crescente, ad esempio, potreste scoprire un ETF di Amundi con un costo di soli 0,05% all'anno, anche se, va detto, le masse in gestione non sono paragonabili ad SVDA. Se vi piacesse l'idea di limitare in parte il peso degli Stati Uniti per la componente azionaria, potreste usare ad esempio CSSPX, ETF di iShares che replica lo Standard & Poor's 500, e XUS, ETF di Xtracker che replica l'indice MSCI World escluso l'America. Se vi ricordate ne avevamo parlato in questo video, trovate come sempre il link qua sotto in descrizione. Come ETF per la componente obbligazionaria ho utilizzato due strumenti di iShares. Per la scadenza lunga ho utilizzato iShares Euro Government Bond 15-30 anni, ticker IBGL. Per la parte a media scadenza iShares Euro Government Bond 7-10 anni, ticker SXRQ. Anche in questo caso, se vi piacesse smanettare con Just ETF, però potreste sbizzarrirvi e cercare lo strumento che più vi piace, impostando ovviamente i filtri corretti. Di ETC che investono sull'oro ne trovate quanti ne volete. Nelle simulazioni ho scelto Amundi Physical Gold, ticker Gold, non troppo a fantasia, con un TER dello 0,12%. Stesso discorso per quel che riguarda le materie prime. Per effettuare le simulazioni ho scelto un ETF di Invesco, ticker CMOD, Commod, con un TER dello 0,19%. Fatemi sapere se avete sperimentato altre versioni del mitico portafoglio di Ray Dalio e se avete ottenuto risultati migliori. Iscrivetevi! Ciao!